La conversazione continuò per qualche tempo, ma non può dirsi che Concetta vi prendesse gran parte. L'improvvisa rivelazione penetrò nella sua mente con lentezza e dapprima non la fece troppo soffrire. Ma quando, congedatisi e andati via i visitatori, rimase sola, cominciò a veder più chiaro e quindi a patire di più. Gli spettri del passato erano esorcizzati da anni, si trovavano naturalmente nascosti in tutto, ed erano essi che conferivano amarezza al cibo, tedio alle compagnie, ma il loro volto vero non si era più da molto tempo mostrato. Adesso saltava fuori, avvolto dalla funebre comicità dei guai irreparabili. Certo sarebbe assurdo dire che Concetta amasse ancora Tancredi. L'eternità amorosa dura pochi anni e non 50. Ma come una persona da 50 anni guarita dal vaiuolo ne porta ancora le macchie sul volto, benché possa aver dimenticato il tormento del male, essa recava nella propria oppressa vita attuale le cicatrici della propria delusione ormai quasi storica. Storica a tal punto, anzi, che se ne celebrava ufficialmente il cinquantenario. Fino ad oggi, quando essa raramente ripensava a quanto era avvenuto a donna fugata in quella estate lontana, si sentiva sostenuta da un senso di martirio subito, di torto patito, dall'animosità contro il padre che l'aveva trascurata, da uno struggente sentimento riguardo a quell'altro morto. Ora invece, questi sentimenti derivati, che avevano costituito lo scheletro di tutto il suo modo di pensare, si disfacevano anch'essi. Non vi erano stati nemici, ma una sola avversaria, essa stessa. Il suo avvenire era stato ucciso dalla propria imprudenza, dall'impeto rabbioso dei Salina. E le veniva meno adesso, proprio nel momento in cui, dopo decenni, i ricordi ritornavano a farsi vivi, la consolazione di poter attribuire ad altri la propria infelicità, la consolazione che è l'ultimo ingannevole filtro dei disperati. Se le cose erano come Tassoni aveva detto, le lunghe ore passate in saporosa degustazione di odio dinanzi al ritratto del padre, l'aver nascosto qualsiasi fotografia di Tancredi per non essere costretta a odiare anche lui, erano state delle balordaggini, peggio delle ingiustizie crudeli, e soffrì quando le tornò in mente l'accento caloroso, l'accento supplichevole di Tancredi, mentre pregava lo zio di lasciarlo entrare nel convento. Erano state parole di amore verso di lei, quelle parole non comprese, poste in fuga dall'orgoglio, e che di fronte alla sua asprezza si erano ritirate con la coda fra le gambe come cuccioli percossi. Dal fondo atemporale dell'essere, un dolore nero salì a macchiarla tutta dinanzi a quella rivelazione della verità. Ma era poi la verità, questa? In nessun luogo, quanto in Sicilia, la verità ha vita breve. Il fatto è avvenuto da 5 minuti, e di già il suo nocciolo genuino è scomparso, camuffato, abbellito, sfigurato, oppresso, annientato dalla fantasia e dagli interessi. Il pudore, la paura, la generosità, il malanimo, l'opportunismo, la carità, tutte le passioni, le buone quanto le cattive, si precipitano sul fatto e lo fanno a brani. In breve è scomparso. E l'infelice Concetta voleva trovare la verità di sentimenti non espressi, ma soltanto intravisti mezzo secolo fa. La verità non c'era più. La sua precarietà era stata sostituita dall'irrefutabilità della pena. Intanto Angelica e il senatore compivano il breve tragitto fino a Villa Falconeri. Tassoni era preoccupato. «Angelica», disse. Con lei aveva avuto una breve relazione galante 30 anni prima e conservava quella insostituibile intimità conferita da poche ore passate fra il medesimo paio di lenzuola. «Temo di aver in qualche modo urtato vostra cugina. Avete notato com'era silenziosa alla fine della visita? Mi dispiacerebbe, è una cara signora». «Credo bene che l'avete urtata, Vittorio», disse Angelica, esasperata da una duplice benché fantomatica gelosia. Essa era pazzamente innamorata di Tancredi, ma lui non aveva mai badato a lei. E così una nuova palata di terra venne a cadere sul tumulo della verità.